Salve a tutti da Cucina, Passione e Fantasia by Mirko. Oggi faremo insieme la pizza bassa e fragante e ci impiegheremo per farla solamente 12 ore. Il link della ricetta completa lo trovate in descrizione. Io impasterò a mano, ma gli stessi identici passaggi si possono fare, almeno questo iniziale, direttamente con la planetaria. Quindi vado a mescolare per pochi secondi la farina. E aggiungo l'acqua, qui la metto semplicemente tutta insieme. Una volta aggiunta l'acqua, la vado a mescolare. Continuate a mescolare fino a quando appunto la farina non assorbe tutta l'acqua. Dopo circa un paio di minuti, vedete? Ecco fatto. Possiamo aggiungere l'olio. Anche questo tutto in una volta, così semplicemente. Aggiunto l'olio, anche questo lo mescoliamo. Una volta che abbiamo fatto appunto questo passaggio con il mestolo, possiamo anche continuare a mescolare usando le mani, perché comunque l'impasto sarà abbastanza compatto. Ecco fatto, vedete? Faccio proprio questi gesti qua, questi movimenti qua, fino a quando tutta la farina non è stata assorbita e si crea un impasto unico. Ecco fatto, vedete? Dopo circa altri 2-3 minuti l'impasto avrà raggiunto questa consistenza. Comunque è morbida, sì, ma abbastanza compatta. Vedete, nel fondo della ciotola la farina è stata tutta assorbita. Adesso lo lasciamo per circa 10 minuti a riposare, così semplicemente a temperatura ambiente. Magari lo andiamo a coprire con un coperchio, un piatto, quello, con ciò che volete. Ecco qua, 10 minuti così e possiamo aggiungere il sale. Passati 10 minuti, prendiamo il sale e lo andiamo ad aggiungere direttamente e ricominciamo ad impastare. Sempre con le mani, semplicemente facendo questi gesti, così, dall'esterno verso l'interno, dall'esterno verso l'interno. E lo facciamo con una certa forza, con una certa intensità. Proseguiamo così per circa 2 minuti, vedete? Dall'interno verso l'esterno, sempre con questo movimento qua. E ecco fatto. Il nostro impasto, dopo circa altri 2-3 minuti, è pronto. Come vedete, è ben compatto, abbiamo fatto un panetto molto liscio. Adesso mettiamo giusto una spolveratina di farina proprio, ecco, un velo sul tavolino, in quanto l'impasto comunque, non essendo molto appiccicoso, non si appiccica sul ripiano. Stendiamo un attimino così e facciamo per circa 3 volte delle pieghe in questa maniera, mandiamo verso il centro l'impasto da tutti i lati, così, così e così, e lo rifacciamo per altre 2 volte, sempre spingendo e piegando verso il centro. Ecco fatto. Dopo che abbiamo fatto le pieghe, spingiamo un pochino qua, chiudiamo, mandiamo sotto sopra l'impasto e lo incalziamo. Così, semplicemente mandando verso il centro i bordi e lo ruotiamo fra se stesso, in mezzo ai palmi. Ecco fatto, l'impasto è pronto. Adesso mettiamo un filo d'olio nella stessa ciotola che abbiamo utilizzato in precedenza, se vedete che è sporca la pulite, e andiamo a inserire dentro il nostro panetto. Ecco, giusto un goccio d'olio. Ecco fatto, ovviamente distribuite su tutta la superficie l'olio, mettiamo dentro il nostro panetto, quindi lo andiamo a chiudere o semplicemente con un coperchio, mi raccomando ben sigillato, quindi un coperchio che sia ben aderente, oppure lo andiamo a avvolgere così, vi faccio vedere con la pellicola, sempre appunto mandiamo magari sotto una ciotola facendo un giro completo e stringendo per bene. L'importante è che appunto non entri aria. Ecco fatto. Adesso semplicemente lo lasciamo a temperatura ambiente
per minimo 10-12 ore. Quindi fate bene i calcoli, se impastate la mattina alle 8, verso le 7 e mezza, ecco, di sera, il vostro impasto sarà lievitato, pronto per essere steso e cotto. Una volta che saranno passate 12 ore di lievitazione, minimo 10-12 ore di lievitazione, ecco come si presenta il nostro impasto. Andiamo ad aprire. Vedete? È praticamente raddoppiato di volume. Allora, ci andiamo a staccare l'impasto dalla ciotola. Togliamo leggermente un angolo del tavolino e versiamo sopra l'impasto. Ecco fatto. Una volta che abbiamo appunto messo il nostro impasto sul tavolino, anche leggermente infarinato, lo infariniamo in superficie e lo andiamo a sezionare, a dividere in base al numero di teglie che appunto andiamo a utilizzare. Questo è un impasto che alla fine avrà raggiunto un peso di circa 900 grammi. Quindi semplicemente andiamo a fare tre pezzi della stessa grandezza, pressappoco di circa 300 grammi l'uno. Così, vedete? Dividiamo proprio, utilizzate un tarocco, comunque si divide abbastanza bene perché l'impasto, vi ricordo, è compatto, è molto compatto. Ecco fatto. E questo andremo a fare ogni pezzo la nostra teglia. Per quanto riguarda la stesura della pizza, io nella ricetta ho messo che si può fare o a mano, se siete abbastanza esperti, o anche utilizzando un classico mattarello. Tanti dicono no, il mattarello non si usa. In questa ricetta lo potete usare benissimo. L'importante è che alla fine dovete ottenere uno spessore molto molto sottile. Ecco, vedete? Deve essere proprio neanche mezzo centimetro di spessore. Quindi decidete voi come stendere. Stendete la prima parte se la teglia è rettangolare o semplicemente se è tonda, ecco, andate a schiacciare così e la iniziate a schiacciare o con le dita o appunto con il mattarello fino a dargli la classica forma tonda. Qui ovviamente dovete applicare un po' di tecnica e vedete un attimino come regolarvi. Ecco, vedete? Io questa l'ho stesa per una teglia rettangolare, anche se non è proprio un rettangolo. Sto usando il mattarello perché non mi interessa assolutamente stenderla con le mani, faccio meno fatica. Vedete? Questo è lo spessore che vi dicevo, non so se si vede, proprio deve essere millimetrico. E adesso la vado a mettere direttamente nella teglia, che però vado ad ungere. Ecco fatto, come vedete ho messo appunto l'impasto nella teglia, l'ho steso bene, comunque si stende facilmente. Se vedete che ci sono questi buchini qua, ecco, vedete, si creano dei buchini, semplicemente andate a schiacciare appunto le estremità dell'impasto e lo chiudete. E abbiamo fatto. La nostra teglia, come vedete, è pronta. Adesso ci andiamo a preparare anche il resto delle teglie e dopo le andiamo a condire. Allora, una volta che avete steso l'impasto, se vedete che appunto avanza sopra la teglia, quindi sopra il bordo, non è un problema perché sovrapponete appunto sull'angolo l'impasto, la pasta, e semplicemente l'andate a ritagliare così, in modo tale da eliminarla. Ecco fatto, vedete come si stacca? E questa parte in eccesso la togliete. Perfetta, la nostra seconda teglia è pronta. E la mettiamo anche questa da parte. Allora, ho steso anche per la terza teglia l'impasto, vedete, ho fatto una sorta di grosso cerchio e l'ho fatto più grande della teglia. Vi insegno quindi un altro trucchetto per avere, diciamo, ecco, un risultato perfetto. Poggiate sopra la teglia e semplicemente con un coltello andate a incidere intorno, così. E voilà, vedete? Un cerchio perfetto che andiamo a inserire dentro la nostra teglia, sempre con un filo d'olio. Vedete, ho fatto anche la terza teglia, io vado a mettere da parte. Nel rifilare appunto l'impasto, guardate quanta pasta è avanzata, quindi possiamo benissimo stenderla nuovamente e fare ancora una teglia. Ed è per quello che io infatti nella ricetta vi ho messo che alla fine verranno fuori circa 3-4 teglie. Vedete? 1, 2, 3.
e appunto con la pasta avanzata faremo anche una quarta teglia. Una volta che abbiamo steso il nostro impasto sulla teglia, lo dobbiamo appunto andare a condire. Se facciamo una base rossa, semplicemente aggiungiamo della passata di pomodoro, della polpa di pomodoro, comunque decidete voi, che abbiamo precedentemente insaporito con del sale ma anche con dell'olio, e la andiamo a distribuire in superficie ma sempre senza esagerare. Una volta che abbiamo aggiunto appunto la nostra polpa passata di pomodoro, mi raccomando sempre senza esagerare, andiamo a distribuire in maniera uniforme su tutta la superficie, cercando di mandarla anche lungo il bordo, in quanto in cottura, soprattutto se è una base rossa, il bordo non dovrà crescere molto. Una volta che appunto abbiamo fatto la nostra base rossa, possiamo andarla a condire in superficie con altri ingredienti, un classico, la mozzarella, per fare la margherita. A tal proposito vi do un consiglio: tagliate la mozzarella un paio d'ore prima e la mettete a scolare dentro un classico scolapasta, in modo tale che il siero in eccesso vada via. Questo farà sì che la pizza in cottura non appunto si inumidisca troppo e diventi bella fragante. Quindi semplicemente andiamo a distribuire in superficie la mozzarella. Dopo che abbiamo aggiunto la mozzarella, aggiungiamo anche, se vogliamo, un filo d'olio in superficie, che comunque ci sta bene, e siamo pronti per la cottura. Mi raccomando, il forno deve essere già stato acceso con largo anticipo, deve essere caldissimo, quindi a 250 gradi. E andiamo ad infornare mettendo la teglia proprio a contatto con la base del forno, nel ripiano più basso. Se vogliamo fare invece una classica base bianca, andiamo ad aggiungere in precedenza l'olio, lo mettiamo appunto in superficie e lo distribuiamo in maniera uniforme. Quindi andiamo ad aggiungere la mozzarella e procediamo con la cottura alla stessa identica maniera per la pizza rossa, quindi mettendo la teglia sulla base del forno. Ecco la nostra pizza, bassa, fragante e gustosissima. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale YouTube.